siamo a Sanremo. In diretta dalla nostra splendida postazione di Radio Bruno abbiamo Nesli. Ciao, ciao a tutti. Ciao Francesco. Allora, com'è andato questo debutto sul palco? Bene, è stato liberatorio, totalmente liberatorio. Pesavo molto meno una volta che ho finito i 3 minuti e mezzo di esibizione. Però mi dicevi che è una fase molto piena di stress, ma in senso buono, naturalmente sono le prove. Sì, in realtà pesa molto di più tutta quella parte lì che non quei 3 minuti e mezzo di esibizione. Quella, diciamo, ripaga di tutti i sacrifici e di tutte le fatiche per arrivare fin lì. Perché comunque c'è un'anticamera lunghissima, tante prove, e che poi in realtà servono proprio per farti entrare un po' in questo meccanismo che per me è totalmente nuovo. Il pezzo è bellissimo, è piaciuto tanto, immagino a te l'adrenalina di quando questo nome è apparso sul maxi schermo ed è salito, quindi accedi direttamente poi alla finale di sabato. Sì, era a colori, il rosso, l'azzurro, il blu, tipo l'inferno, il limbo, il paradiso. E sì, ma onesto, l'ho visto dopo quello, perché ero totalmente euforico di aver cantato, ero leggerissimo, credo che era un momento di felicità totale. E poi ho visto che ero passato, ma non ci stavo pensando, onestamente me l'ero quasi dimenticato, quindi motivo in più di soddisfazione. Parliamo della cover, farai un omaggio a Carboni con Mare Mare. Questa sera canto Mare Mare di Carboni, e sì, un modo di portare un pezzettino di lui su quel palco che non è mai salito, e l'ho fatta un po' personale, quindi l'abbiamo totalmente riprodotto, ho aggiunto anche una parte di testo e me la sono un po' cucita addosso. A proposito di cucirsi addosso, tatuarsi addosso, i tuoi fan si tatuano le tue frasi. C'è già qualcuno che ha tatuato qualche frase della nuova canzone? Ma in realtà ancora prima che uscissero le canzoni, perché io molte volte posto le mie frasi su Facebook ancora prima che diventino canzone, e molte se le tatuano prima che diventi canzone, quindi ormai la cosa ha preso una piega stranissima, ma io sono felicissimo di questa cosa, anche perché è proprio motivo di orgoglio, e ne conto tanti, quasi un migliaio ne ho. La cosa più bella che hai vissuto fino adesso, il complimento più bello che hai ricevuto? Ma carina questa domanda. In realtà la sensazione più bella è stata quella di dopo l'esibizione di leggere su internet, perché già Sanremo ha una percentuale di pressione che ti mette addosso notevole. All'epoca del social è all'ennesima potenza, perché tutti ti giudicano, tutti possono dire tutto, e ci sta, è assolutamente, questo fa parte del gioco. Però ecco, la vera soddisfazione è stata quella di leggere tanti commenti positivi in merito all'esibizione, in merito al brano, e oggi che sto leggendo in merito all'album che è uscito oggi. A proposito, ne vogliamo parlare? Sì, dettaglio. No, in realtà la parte fondamentale è questo, perché comunque Sanremo per me capita come è un percorso, è una cosa in mezzo a questo percorso che sto compiendo, e il progetto è il disco, insomma. Quindi Buona Fortuna Amore è Come Andrà Tutto Bene, sono due canzoni all'interno dell'album, ma il progetto da portare in giro ora con tournée è l'album. È uscito oggi, però sono talmente frastornato, te lo giuro, non so neanche che giorno sia oggi. Allora, guarda, serata delle cover, siamo a giovedì. Però okay, anche a me lo devono dire, perché qua è proprio un frullatore bellissimo, io musicale. Lunedì era la prima serata e mi sembrava di essere qui da 2 mesi. Ho detto, ma è la prima. Cioè, ho detto, arrivarci vivo a domenica. E oggi però è già giovedì, vedi. Grazie mille di essere stato con noi. Grazie a voi, ciao, un saluto a tutti.